Eccoci qua. Bello che non va. Oddio mio santissimo adorato. Figurati, il gato, il gatto, io vi amo. Vi amo perché sapete sempre come regalarci una nuova emozione. Mettiamo anche la sigla. Dov'è? Non trovo più. Ok, trovata. Sigla. Va bene, ragazzi. È il momento gaming. Sì, è il momento gaming. Sì, videogiochi per ogni gusto, per ogni età e per ogni lustro. Videogiochi, videogiochi, videogiochi. Tanti videogames su cui ridere, piangere, avventurarsi. Misteriosi mondi videoludici, ecco Dark Souls 4, partiamo ragazzi. Allora, cavaliere errante, guerriero nomade, eroe. Allora, il cavaliere errante sembra il classico cavaliere di un Dark Souls. Fuorilegge Ganzo, l'astrologo, no, non so, Paolo Fox, il profeta. Tocca andarmi sa sul normi. Prigioniero fighissimo, sembra la maschera di Griffiths. Allora, io vorrei un personaggio rapido, no? Perché io gioco parecchio. Parecchio frenetico. Dai, mica il bar samurai enormi, raga. O allora, nessun nome, no, gli si dà il nome. Si dà. Lardo. Vai, mi piace Lardo. A posto. Ah, così? Ok. Guarda Lardo. Enorme. Guarda, groppa. Vabbè, sì, l'ho visto. Ok, qui. Oddio, c'è una porta chiusa. Dio Cristo, sono arrivato ora. Mi devo buttare? Mi devo buttare così? No. E come ci torno qui poi? Buttiamoci, tutti. Perfetto. Però abbiamo imparato qualcosa, ragazzi, no? Da questo gameplay. Sepolcride! Bello, bella. Cosa ti ho scritto? Perfetto. Chi è? Un nemico o un amico? Friends or foes? Oddio, è cattivo! È enorme! Non vedo un cazzo! Dio, madonna! Porco due! Ma come carica? Quando, questa mi ammazza. Ma sono sempre vivo! No! Anche questo sarà devastante. Figurati. Davido! Oh! La Madonna, stai calmo! No, il piedaccio! Corda! Che salta!
Addirittura. Quanti pattern c'ha questo nemico? Oh, ammazzalo! Che fai, Dio, Madonna! Oh! Perché lo rompe? Cos'è? Guarda che bestie infami! Il polpo secondo me mi annienta. Aspetta, verifico quanta vita ha. Bah, parecchio. Madonna, sei cazzato! Non si ferma mai, ma non ti dà. Ma non ti dà mai un'occasione. Ok. Si stunna un po', no? Morto! Ok. Ci facciamo un bel sughetto. Oh! C'è un buco però. Eh no, ma senza torcia dove va? Tornare qui con la torcia non sarebbe una brutta idea. Torcettina al volo. Andiamo a vedere cosa c'è nella caverna. Oh, 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 oh. E vabbè, incazzato nero. No. No, Dario, no, 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 no. Ehi! Dove? Oddio. Uno stronzo che piscia, cazzo. Oh no, the boss! No, 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 the boss, no! No, 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 no! No! Porco Dio! Ma perché dei boss adesso? No! Ma quanti ci... Dai, raga, papà! Ok? Beh, gli fai male, con la katana. Devo stare calmo. No, Dario, no, Dario! Ok? Stamina, stamina, Dario! No! Vado, fuori uno. Allora, aspetta. Tappare. No, Dario, troppo vicino. Ridaglie. Ora muori, però. Dov'è il minion? Vai. A posto. Grazie e arrivederci. Buon anni. E là. Sono molto felice di aver ucciso le scimmie, cazzo. Bravo, bravo, molto bravo. E c'è uno ha detto che non sei blind. Boh. Dove... vabbè. Un granchietto. Ecco, bel gesto, gli si punta un po'. Ma che bella la notte, però, eh. Mamma mia, ragazzi. Ma esteticamente è clamoroso sto gioco, eh. Entriamo dentro un attimo. Oh. Questo può vi dire solo una cosa. Sono entrato nel castello, c'è un falò. Vai, boss. Scusa, vorrei leggere un commento. Bro, io sono stato bannato per 24 ore e tu succherai con la K al boss per 2-3 ore. Fair enough, kick W. Aia. Aia. Timing orrendo. Oh, che stronzo. Merda. Minchia. Oh, che stronzo, il coltellaccio, infame. Via, 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 ora, via, via. Oddio, non lo vedo. Porco due, sta... Vabbè. Ok. Questa è tremenda. Madonna, ma questo... Aia. No, Dario. Timing, l'avevo anche visto. No, Dario, non spammare. Niente. È impossibile. Devo spammare. Io... Eccola lì. Dario, 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 da sta combo. No! Dai, aspetta! Dai, 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 Dario, Dario, Dario! Dario! Vabbè, la teleamera, porco due! No! Porco due! Che range assurdo! Boh, questa è veramente la più letale! Vabbè. Poi. Ma quanta. Sta è avvelenato, ragazzi. Dai, dai che muore da solo.
Dai che muore da solo. Dai che muore da solo. Quel cazzo mi ha provato a fare l'ultimo. È morto. Mamma mia. Ok, ragazzacci, io andrei al ponte. Mi attira il ponte. Oh, che bello questo co. Un'area un po' troppo vuota e spaventosa. Eglia, eila. Oh, porco due. Va bene, From Software. No, no, non è possibile che io debba affrontare queste cose. Niente cavallo. Aia, porco due, merda. Scusa, mi fai provare a buttarli giù? Beh, range forse un po' preoccupa. Merda. Porco due, che male questa faceva. Andata, vai. Prima voglio vedere cosa c'è qua. Ma posso chiederti perché della nuova immagine profilo Telegram? Perché c'è stato un danno da caduta. Ale, si riparte. No, merda. Volevo esplorare, ragazzi. Io sono un explorer, ragazzi. Io direi di andare qua. Vediamo se trovo la lanterna. Guarda, appena scendo giù succede una cosa brutta. Veleno? Porco due! Come? Porco... Ha trapassato la colonna. E mi ha preso dietro una roba. Vecchio cuore di From Software. Vabbè, qui sono stato un coglione io, via. Lo ammetto. Oh, oh. Cioè, ma ti segue? Sì, ma... Ma muoio per forza, ragazzi. Ma proprio perché in una tomba ci dovrebbe essere questa roba? Cioè, veramente. L'ho provato, però. Oh, in meno a sta zona. Molto... Sto cercando di capire se c'è un modo. No, mi sembrava che fosse sotto lì. Perché è impossibile. Non ci sia un modo per... Ah, ma vaffanculo. E ora dove sono finito, ragazzi? Allora, ogni volta che vado in un'area nuova, ragazzi, ora si ride. C'è sempre questo commento. È una cosa incredibile. Perché è una zona difficile, no? Quindi si ride perché non si aspetta la difficoltà. E come mai, mamma? Vabbè, amici, però. È morto. Dio santo. C'è qualcosa ancora più giù. Sto ponte mi puzza, secondo me scoppia. Perché quel drop in fondo a un coso vuoto mi sembra strano, eh. Ma. Puzzati. Eccolo lì. Ah, certo. Eccoci qua. Skip. No, merda. Dove sono finito? Si riscende. Al volo. Olè. Nuova zona. Due ragnacci. Due erano? Sì, uno davanti e uno dietro. Così. Con simpatia. Piccino comunque sto dando. C'ha poi strade, pochi segreti. Sì, sì, sì. Perfetto. No, merda.
che mi segue come un'ombra. Ma quella Gigi? Possono rompere? Ma va? Difficile il timing, raga. Centro! Arco pesante dell'albero madre. Senti, senti che bellezza. Senti. Ecco mio fratello fantasma. Basta, basta, basta. Niente, non voglio capire. Non voglio capire. Non voglio capire questa cosa. Non voglio. Ora, ora spacco la scrivania. Niente. È così. Che poi quando c'era. Non è Zelig, era colorato. Quando c'era il giovedì sera. Non c'era sigillo della comunione draconica. Mi ha droppato il figlio di puttana. Nato da un 7. Brutto Trombol. Tutto un po' strano. Piccolo problema forse al microfono. Vabbè, citato per il sigillo. Ma quanto. Oddio, no. No, Nanni. Ma non sarà mai. Cioè, sarò super underlivellato. Proviamo almeno se si può usare la medusa. Ah! Ah, che bello! Oh! Sono anche già morto. Ma poi io... Ma in quest'area qui si può mettere un boss del genere? No, sempre più strette. Più strette sono. È The Cube, questo gioco. Poi cosa sta succedendo in questo momento? Non vedo nulla. Vabbè, ma... Cazzo, ma non è un po' troppino così, cioè... Ecco, bravo, Dario, bevi, perché non si sa mai. Io, raga, mi è difficile schivare, perché proprio non capisco che cazzo fa, cioè... Sta manata la potevo evitare, eh. Ah, che bestia, Dario, vabbè, qua. Giochi col joystick? Sì, dell'Atari. L'ho attaccato bene. Merda. Aia. Ma questa roba qui come si fa a evitare, di preciso? Ma... Porco due, però non si ferma mai, de. Non vedo nulla! Andato! Oh! Ti do 1000 euro se chiudi il The Ring e apri Unlisted. Va bene. Ok, scherzo. Io sombriamolo per il cazzo. Bipolare, proprio. Allora... Potenzial Mammeans. No. Vedi che posso? Ushigatana 6. Inca. No! Posso fare anche più 7! Pogantibus, ragazzi! La più forte katana della terra! Me ne hai trovata un'altra? Sì, sì. Tocca mettere due, allora. Ho già messe, però non è che mi ci trovi benissimo. Senti, ma io... Equipaggiamento. Io lo butto comunque dentro lo scudo, dai. Qual è quello che difende meglio? Questo qua. Ma questa è proprio la run mediocre, proprio. Spadina e scudino, andiamo. Sono Lardo. Sono Lardo e oggi un'avventura mi aspetta. Allora. Qua non... Ah no, guarda cosa c'è. Vabbè, questo però sono le ampolle, no? Però mi fai cascare. Vabbè, perso. È morto anch'io, Bert. Non mi chiedete come ho fatto, ragazzi, perché non lo so nemmeno io. Minchia, esplorando... Metti un attimo la mappa. Ah! Eccola qui. Grazie. No. 10 catane di resta. Oddio! Un orso. Ma poi gigantesco. Ma quanto cazzo dura, poi?
Mi sembra l'Orx. Ah, anche un dedurto. Eh beh, giusto. Morto. Metti la doppia katana, non mi rompe il cazzo, Dio Cristo. Non la voglio, de. Non mi guarda. Allora, ma che cazzo me ne frega? Ma che sei te, pazzito? Ah, la vecchia! Dario, ma com'è? L'arco che hai trovato prima com'è in statistiche? 7-2-2. Con volare e travolgere. Oh, oh. Chi è questo qui, il cavallo? Un stronzo. Vai, questo è incazzato, mi sa. Senti che fischia. Oh. Addio! Dio, madonna. Ma chi è che tira le frecce di merda? Lui? Ah, il mago, il maghetto. Dio, ma che culo. Oh. Guarda che palle sto accampamento. Ho capito dove si nascondono quegli stronzi che lanciano le magie. Ma uno è lì sopra sicuro. Guarda. Cioè, è veramente insopportabile. Io ti giuro, quando From Software fa queste puttanate, vorrei veramente detonarmi. Che cazzo è sta roba? Un ascensore? Gallerie di pisci? Come pisci? Te lo giuro. Quelli. Che bella l'esplorazione, ragazzi. Non vedo l'ora di coprire. Oddio, lì c'è un'altra cosa, ragazzi, eh. Fellow undead, ho trovato una cosa. Ah, si scende ancora. Se lo Dario. Risaliamo per vedere se c'è un segreto. Lì, no. No. Fellow one elevator. Oh oh. Però ho scoperto qualcosa. Ah, i demoni di merda. Vabbè, questi ok, sempre presenti. Qui sono già stato però mille volte, raga, basta. Cosa? Che cos'è ora sta roba? Cos'è ora questo? Che bruttissimo, madonna. Aia. Vai, pronti. Spada ramificata della piuma blu. Boia. Nanni, non so che gli è successo. Si sarà addormentato, Nanni. Se me era andata a farsi una sega comunque, Nanni, ragazzi. No, no, non era andata a farmi una sega. Quella ce l'ho già in mente, ma per dopo. Vabbè, chi è che non ce l'ha in mente, scusa? Impossibile. Vabbè. Smettere di pensare alle seghe. No, magari, possibilità che uno non ce l'abbia proprio per forza in mente. Bah, sembra strano però, eh. Ciao, Power. Ma non sono Nanni, però, eh. Massuca, Giorgio. Simpatico. Potresti tornare a trovarci ogni tanto, Giorgio, eh. Aia. Magari. Così tanto per, i tuoi amici che sono venuti al tuo compleanno. Vabbè, ora tu che sta storia del compleanno la porterai avanti fino alla morte. Sì, sì, all'oltretomba. Oh, non posso salire da qua. Però capisco anche che uno, insomma... Vabbè, però Nikona. Sì, sì, è Nikona nel mondo. Poi addirittura l'universo. Ma Giorgio può entrare quando vuole, perché è su... c'ha l'accesso a Discord, ragazzi. Non è che lo devo buttare dentro, non ha bisogno di... Vabbè. No, Giorgio, no, ragazzi, non entra perché ha paura del confronto, capito? Tu ho fatto una randa scarso di merda. Ma te stai zitto, pelato di merda. Dai, andiamo a vedere, faccio vedere sto boss, faccio volare. Sto andando. Mario doccia. Approccia la nebbia. Eh sì. Non lo vedo convinto il tizio che era lì davanti. Non ci posso credere, cioè il boss è questo? Ma vai a fare in culo, Nanni, mica me ne lo ricordavo che era sto schifo. Vabbè, ora mi sembra un po'... È nei PC base che ho trovato sul ponte. Ah, gratuito, è un boss, oh. Vabbè, raga. Super boss. Per strai, perfect, e cos'altro, no hit. Comunque è figo come ogni run di Elden sia diversa per ognuno di noi. Cioè, questa è la prima grotta che ho fatto in assoluto nel gioco io. Io in realtà, dico la verità, questa run è uguale a quella di Borgo Derdi, che è un...
uno streamer cecoslovacco. Attenzione. Particolare. No, raga, poi a un certo punto. Cos'è quel coso? No, dai, dai, dai. È Zerda? Che cazzo ci fa qui? Pensavo appartenesse alla iconografia di Dark Souls. Ecco, bene, andata al volo. Vai. Ma la smetti di spaccare tutte le foglie di Maria di Nanni? Ma Nanni fumo, in realtà sì, è un po' noiosino da quel punto di vista. Fa solo la bamba, ha detto. La quest di Alexander a me si è buggata. Anche a me, infatti è uscito un piccolo razzo dal castello e lì ho capito che devo buttare. Ok ragazzi, dai, mi potete dire se ho fatto tutto, vi prego, vi scongiuro. Sì. Ma non è vero, tutte le parti mi dici sì, mancava roba. Me l'ha buttato tizio fuori che tirava un oggetto rarissimo. Ma non è vero. Sì, ti dà la catena più forte del gioco, se gli dai una botta e basta. Ti dà? La katana più forte del gioco. Ma non è vero. Ma qual è poi? Dov'è? Giuro che il gioco si trasforma in un open world bellissimo se gli dai una botta. Ma tu stai dicendo solo cose positive. Ma qual è poi quello sulle scale? Ah, questo è un nemico? Sembra una statua. Va bene. Aspetta. Ah, c'ha poi. Più che altro. Ma è un boss. Sei scemo, Nanni, è un boss. No, non è un boss. Come no? È un Tengu, che cazzo è? Ah, vabbè. Tressa. Oh. Sbagliato body. Si può battere, ragazzi, secondo me. Lui è in forma, comunque. L'ho visto meglio. Buono. Si buggano in diversi dungeon. Sono contento. No, Dario, no. Morte, perso 11.000. E grazie. E due. Beh no, Vinzo, sono le solite stronzate di ma scusa, ma dove cazzo è il... Come... Ma non c'era il piano sotto, intermedio. No, bisogna tirare su il cazzo di ascensore. L'avevo detto. Grande, non scrizzi te sì che sei un grande, veramente, il numero uno. L'avevi detto te. A te non la si fa. Vecchio furbacchione. Vecchio cuore, a te proprio non la si fa. L'aveva detto che ci cascavo tre volte perché lui è un grande. Tuffo potevi aggiungere anche. Tuffo del Moggia. Però. E adesso? Te sei scemo. Perché devono fare così i bastardi? I garbano i platform, a From. Un giorno lo voglio vedere, un bel platform di From. Non voglio però perdere dei drop. No, notario! Che culo. Di merda, morto. Porco due, raga. Aspetta, vediamo se col roll si riesce. Oddio, madonna. Il roll non serve una sega. Forse di... Eccolo lì. Ah. Qui bisogna regolarlo veramente bene. Niente. Boh. No. Ah! No, ti prego. Ok. Sì, certo. Con la tomba davanti! Ma come fa? Ho capito come vuoi. Lardo. E godo! Oddio, madonna! Mi sono cato addosso. No, è Aster, mi sono cato addosso davvero. Ah, Mog. Proviamo, dai. Lo vedo più carico, Lardo. Ecco qua. Parte bene. Eccolo, il mio colpo preferito. Dario, oh, amico mio.
ammazzato. Cazzato. Merda. Andata la medusa. La seconda fase è troppo, raga. È troppo sta seconda fase. È bello il boss, però boh, come cazzo si fa a... È solamente sangue dappertutto. Ora da... L'ho preso, lui però mi ha preso benissimo. Ma questa fase la devo memorizzare, Dario, non puoi andare avanti così, cioè... Oh, ma non ne schivo una, eh? Niente. Ma me lo merito, è impossibile schivare qualsiasi cosa. Dario, oh! No, che sfiga. Sfiga, insomma, è stato... Vabbè, Dario. Scrivala domani, scrivala domani. Andato. Un giorno imparerò a schivare questo escluso, ma non è questo il giorno. Sta roba. Dario, non ti fa ammazzare... No, vabbè. No, dai! No! Dai, 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 coraggio! Niente. Niente. Vabbè, dai. Eccolo là. Pronti. Ale. Madonna, che raggio d'azione c'è anche quella salita. Eccola lì. Niente. Troppo tardi. Porco... Vabbè, dai. Non mi dà tregua. Ma come cazzo si fa? Pronti. Morto. Eccola qua. Massima vaffanculo. Allora raga, ho provato, cioè sto provando con una nuova build, ma non per sconfiggere Mog, ma non... No, Dario. Non vedo un cazzo. Esplosione. È successa una cosa. Ma punge come un'ape, eh? Sì! 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 Oh no. Aspetta, perché... Che backstabba, scusa. Che sta backstabbando? Ma è Lardo! Oddio! Un discepolo di Lardo! Andava discepolo di Okina, quindi Lardo faceva parte della scuola di Okina. Ragazzi, attenzione! Quindi Lardo è giapponese. A quanto pare sì, Ferdinando, sembrerebbe. Dio! L'altro discepolo di Okina.
Sto uccidendo tutti i miei discepoli, raga. Apostolo. Sa che il maestro di Lardo. Anzi, non è lui, è la sua proiezione, anche perché il maestro di Lardo è morto. Deve sconfiggere il suo fantasma. Solo così potrà raggiungere la forma finale. Maestro, mi perdoni. Sto riacquisendo la memoria, finalmente. Maestro, conosco tutte le sue tecniche, solo io posso sconfiggerla. Mi spiace, maestro. È finita. Finalmente. Oddio, nonno! Anche te! Nonno mi ha insegnato tutto! Adesso devo insegnarti io qualcosa. Che nemmeno tu devi sottovalutare la potenza di tuo nipote Lardo! È per merito tuo se i miei genitori mi hanno chiamato Lardo. Perché tu sei un Lardo vivente, è sempre stata la tua tecnica segreta. Ma stavolta, nonno, questa tecnica va annientata. Non è più degna di un samurai. Nonno Lardo, devo sconfiggere il Lardo per ascendere. La tecnica della scherma di nonno Lardo era una delle più potenti del regno. È fatta. Addio, nonno. Adesso è finita. Ah, quindi il nonno di Lardo era il maestro di Okina. Perché Okina era il padre, ragazzi. Okina. E nonno Lardo era il padre di Okina. Quindi il problema è che non si ricorda ancora il suo obiettivo, ragazzi. Assurdo. Pazzesco, ragazzi. Abbiamo scoperto un sacco di cose su Lardo oggi. Però il suo obiettivo ancora no, eh. È strano, raga. Chissà qual è, quindi, il piano di Lardo. Cioè, noi sappiamo che gli Okina desiderano la morte. E quindi Lardo stia cercando di mettere alla prova se stesso per morire, come Kaido. Forse ci siamo a capire Lardo. Tocca luce dorata. Chi c'è adesso? Vai! Contro il boss finale, ci è arrivato! Bravo, chilogrammo! Ce l'hai fatta! È il tuo momento! Oh oh. Ah, ma ti prende magari un frame in più, ce la facevo. Che stronzo. È incazzato, mi sa. Oi, oi. No. Mamma mia, che flop. Vabbè. È la zampatina. Non è la zampatina. Ottimo skip. Luca, il boss finale, non rompere il cazzo, perché la prossima volta che esce un Ninja Gaiden, venga a casa tua, quando sei, lo saprò in qualche maniera, me lo faccio di datto ma datto pa, venga a casa tua per il boss finale e ti spacco la PlayStation davanti col martello in testa. Sei già arrivato alla fine? Sì, già è mese ci ho. Guarda che bel mantellino. Si addice. Bello questo varco, sembra proprio Vai, di. Raccontaci. Un ingresso viscerale. Ok. Oddio. Ok, dai, stavolta sono andato bene, eh. Molto pulito, ancora 9 pozioni. Eccoci qua. Bello. Sei Kingdom Hearts. Vai, vicino alla spada. Ah, giustamente. Giustamente, sì. Minchia, sembra il dio bestia di Mononoke. No. Dov'è? Tanto schivarlo, il raggio astrale.
È un po' il viaggio astrale. L'hai dato a te questo nome? Sì, è il nome tecnico. Non so, eh. Ma poi è a Vicarello il boss. Questo esplode, Dario, questo esplode. Niente. Giro di boa. Ebbene, sì. Questa però mi sa che... l'ho stunnato, Luca. Pesante. No, no, no! Ecco, eccola. Già. Ma che cazzo? Dai, ma si stunna e mi fa questo. Ma cos'è sta roba? Dani, aiuto! Devi bere la pozione, eh. È molto pericoloso adesso. Attenzione alla medusa che c'ha ancora un po' di vita, eh. Sì, la medusa sì. Bisogna stare attenti, eh. Che adesso... E godendo! Fai ridere l'altro. Il più forte del mondo. Platino, dai. Ragazzi, l'era di Lardo finisce stanotte. Forse siamo in area sotto qua c'è qualcosa? No, la morte. Sì, c'è il boss, dai, c'è anche l'evocazione. Chi è? Vai a mangiare, Luca, non ti preoccupare, dai, vai, vai, sono ancora mangiato, sei pazzo. Vi auguro una buona serata e una buona continuazione, allora. Ciao, Luca. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao, Luca, ciao. Ci vediamo fra 3 mesi. Va bene, Nanni Pieri, ciao, ciao. Perché?